Io credo che questa vicenda sia una vicenda davvero imbarazzante. È un'evidente lotta per la poltrona di segretario dell'autorità portuale fra il PD regionale e fra gli ex PD che governano a Viareggio. Per Massimiliano Baldini, il braccio di ferro fra il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e il presidente della regione Eugenio Giani sulla guida del porto, al contrario di quanto detto dal primo cittadino, è tutta una questione politica. Lo stallo provocato dal continuo rimpallo di nomi che i due bocciano a vicenda sulla base di aspetti tecnici e formali, secondo il consigliere regionale della Lega, Viareggino, provoca danni enormi all'economia portuale. Tutti coloro che insistono nella comunità portuale, che fanno impresa a Viareggio, che danno posti di lavoro a Viareggio, che hanno bisogno di poter chiudere le pratiche con l'autorità portuale, col comitato portuale, che in realtà non si riunisce e non ha un segretario nella pienezza dei poteri, ci stanno rimettendo e il rischio è che se ne vadano da Viareggio in aree dove, in posti dove queste problematiche di conflittualità istituzionale non ci sono. Non piace alla Lega la proposta di Del Ghingaro di smantellare l'autorità portuale, organismo regionale nato nel 2012 in piena fase di crisi del comune di Viareggio, oggi ampiamente superata. Una dismissione che deve passare dal Consiglio regionale. L'autorità portuale in realtà sta funzionando male, però le risorse economiche che l'autorità portuale in tutti questi anni ha messo a disposizione del porto di Viareggio, a mio avviso, sono molto importanti e non vedrei motivo per rinunciarci.